Ragazze e ragazzi, buongiorno. Guardate stamattina dove sto, guardate. Che spettacolo. Sono davanti al mare di Pozzuoli, Pozzuoli, la mia carissima Pozzuoli, perché mia nonna abita qui e quindi ogni tanto mi vengo a fare dei bei retreat personali. Ed è bellissimo, mi piace troppo. Buongiorno Maria Filomena, ti rispondo appena finisco questo video, ho letto il tuo messaggio. Allora, stamattina vi volevo parlare di una cosa molto importante che è iniziata da un po' di tempo per me e su cui sto continuando a riflettere, è il tema delle etichette, dei ruoli, no? Ti racconto brevemente questo episodio. Allora, non so se anche tu ti senti che le persone, cioè ti senti con delle, come dire, con troppi ruoli addosso, il ruolo di mamma, il ruolo di figlia, il ruolo di moglie, il ruolo di collega, e per ogni ruolo devi per forza mostrare agli altri una parte di te. Ok, magari con gli amici ti comporti in un modo, magari stai prendendo un aperitivo con gli amici e devi essere per forza estroversa, per forza entusiasta, eccetera. Con i tuoi genitori interpreti il ruolo della figlia, quindi magari ti mostri bisognosa, che chiede. Oppure eccessivamente che vuole accudire, no? Per esempio, se interpreti sempre questo ruolo di mamma, intanto buongiorno Veronica, Michele, Maria Filomena già l'ho salutata. Nel ruolo di mamma ti senti che devi essere per forza preoccupata per tuo figlio. Oppure, una cosa che è successa a me, è queste cose, queste robe ti fanno sentire ingabbiata, ti fanno sentire soffocata, non ti permettono di essere te stessa. Io in questo gruppo si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, proprio perché anche ci vogliamo liberare di tutti i fardelli che ci appesantiscono sia il fisico e sia l'anima, perché tante volte le persone anche ingrassano perché. Come protezione alla vita praticamente, per proteggersi da tutte queste, cioè, da tutti questi ruoli, da tutte queste cose pesanti, e quindi iniziano a sfogarsi, ecco, magari sul cibo, sulle cose non sane, non sul grasso, perché sto scoprendo, poi tra l'altro vi faccio sapere, ricomincerò a parlarvi anche un po' di nutrizione, perché è importante se vogliamo essere belle pimpanti. non è il grasso che ingrassa, comunque. A mangiare schifezze intendo. Quindi oggi vi volevo buongiorno Michele. Quindi oggi vi volevo parlare proprio di questa cosa che mi è successa in questo periodo. Allora, come sapete, io sono stata, adesso devo usare il passato. Per tanto tempo ho mangiato vegano, quindi senza derivati animali, non mangiavo carne, pesce, niente. Poi però un giorno ero a Malta e stavo facendo praticamente metto così perché sennò, anche se mi piacerebbe farvi vedere il mare mentre vi parlo, però il braccio qui si sta anchilosando. Ero a Malta e praticamente stavo facendo. Buongiorno Franci! Ero a Malta e stavo facendo una, diciamo, un'esperienza particolare che adesso non ti sto a raccontare nei particolari, molto forte. E a un certo punto, quando mi sono ripresa da questa esperienza, siccome ero io che cucinavo in questo gruppo di persone, ovviamente in quello stato così alterato non avrei mai potuto cucinare, e così mi sono ritrovata a un piatto davanti c'era un hamburger, un panino, pane integrale con i semi. E poi c'era la provola, il provolone e un uovo davanti. Io ho detto no, vabbè, cioè, lo sanno che sono vegana e mi mettono davanti la provola, l'uovo, ma che è sta roba? Io non me la mangio, mangio solo il pane. Anche se ero un po' incazzata, a parte che c'avevo una fame terribile, perché questa esperienza mi ha proprio scioccato di brutto. E quindi ho detto, oddio, e mo che faccio? Però, allora ho cercato subito di dire ai miei compagni, ragazzi, dai, lo sapete che sono vegana, mangiatevelo voi sto provolone, quest'uovo. E loro, no, no, ma noi, io ero una delle ultime che si era svegliata, ciao Franci, che si era risvegliata da questa trance, diciamo, no? Quindi praticamente loro avevano già mangiato.
E hanno detto, mi hanno tutti rifiutato, nessuno voleva praticamente le mie uova e la mia fetta di provolone, che però piano piano, mentre più io le guardavo, wow Michele, non esageriamo, più le guardavo e più mi veniva l'acquolina, pure perché sta roba mi aveva messo fame, tutto questo scombussolamento di emozioni che c'era stato durante questa seduta mi aveva scombussolato l'anima. Aspetta, mi metto così, così nel frattempo vedete pure il mare. Oh, bellissimo! E quindi mi aveva veramente scombussolato. C'avevo una fame di pazzi. E ho detto: senti, adesso, siccome avevo fatto veramente un lavoro pesante a livello emotivo, ho detto adesso. Uè, Rocio, buongiorno! Ho detto adesso mando a Fanzaccoccia, come si dice da noi. Mando tutte le mie etichette che mi sono costruita, i ruoli di vegana, non vegana, pure perché la gente. Ecco Tania, buongiorno! La gente insomma mi diceva: ma sei vegana, sei vegana? Io a forza che, cioè, le persone più mi ripetevano: sei vegana, e più io ero entrata in quel ruolo. Però in quel modo io non mi potevo mangiare quella provola, quel provolone, quell'uovo. Io lo volevo in quel momento, io lo volevo perché ce n'avevo voglia. E così ho detto: adesso qua me lo posso permettere perché comunque stavo in un ambiente, diciamo, di persone. Come dire, che lavorano su di sé, quindi che potevano capirmi, e quindi davanti a loro, gnammete! E ho iniziato a mangiare quest'uovo e questa provola che erano da anni che io non le mangiavo, e mi sono sentita, wow, una meraviglia, proprio una meraviglia. E allora da là, poi il giorno dopo, praticamente siamo andati in una piadineria dove facevano tipo delle piadine buonissime, tipo con la Nutella, col cioccolato bianco. Buongiorno Tania! Ehi! Siamo al completo! Eppure Rocio, buongiorno! Sto benissimo, tu come stai? Quindi praticamente siamo andati in questa piadineria e ci stava appunto questo cioccolato, queste piadine giganti col cioccolato bianco. Io ho detto: senti, mo basta, lo voglio fare anche solo per togliermi questa etichetta assillante di vegana, che non ce la facevo più perché sembra ogni volta che vieni da un pianeta oscuro, invece non è così. Quindi ho preso sto piadinone, ovviamente non ce l'ho fatta a mangiarla tutto perché era una bomba abnorme. E l'ho fatta a metà, però anche solo per far vedere agli altri che io non ero quella roba là che loro pensavano. Cioè, e adesso continuo questo mio percorso. Infatti, ieri pure mia madre, praticamente io sono un po' disordinata. E ieri invece avevo messo, cioè, ovviamente sto lavorando su questa mia parte. Non è che io. Allora, il messaggio che voglio darvi è questo. Noi non è che siamo qualcosa, tu non sei vegana, non sei disordinata, ora prendo il mio esempio, no? È semplicemente che a forza, cioè, l'abbiamo sentito talmente tante volte su di noi questo sei così, sei vegana, sei disordinata, sei pignola, sei tutto quello che vi pare a voi, che abbiamo cucito su di noi questo vestito, questi vestiti, questi strati che sono diventati dei cappottoni giganteschi. Cioè, sono diventati dei vestiti che pesano, è roba che pesa, almeno per me pesa, non so a voi, ditemi voi se vi pesano i vostri ruoli. E quindi ho deciso: no, io sta roba me la devo togliere, non ce la faccio. Cioè, per sentirmi proprio. Vatti a fare una bella piadina col cioccolato bianco vegano. E quindi tutti questi ruoli sinceramente mi pesavano, ho detto no, non ce la faccio, cioè io voglio sentirmi libera anche di poter mangiare una volta magari un gelato, tra virgolette, normale, oppure di potermi mangiare ogni tanto, che ne so, una mozzarella. E ovviamente io non è che, cioè, allora io sono stata vegana per gli animali, ok? Soprattutto per gli animali, perché vedendo i documentari, vedendo come venivano trattati, cioè io quella roba non ci resisto a. Buongiorno Angela e buongiorno Stefania. Non resisto proprio a. Cioè, se vedo gli animali torturati dentro gli allevamenti, io so che dietro il latte, dietro le mozzarelle c'è quella sofferenza. Io per questo sono stata tanto tempo vegana. Adesso però ho cambiato totalmente alimentazione, cioè non totalmente, però ora mangio anche le uova, l'altro giorno ho mangiato lo yogurt greco, ovviamente sempre preferisco, cioè li prendo da agricoltura biologica o comunque.
prendo le uova dalla mia contadina di fiducia, non mi sognerei mai di comprare latte, uova, burro, eccetera, da questi allevamenti intensivi che sfruttano gli animali, assolutamente no, cioè continuo comunque a essere su questo scia di pensiero, ecco. E, però siccome poi sono andata a farmi dei test della membrana cellulare e ho visto che praticamente la mia membrana, con tutto che io bevessi tantissima acqua, ma proprio tanta, praticamente il mio sangue era super fluido, era molto fluido, però avevo un problema, cioè praticamente avevo una ritenzione idrica proprio pesante e le mie membrane, le mie cellule erano prive di acqua. Io dicevo, ma com'è possibile? Io mi bevo tantissima acqua e le mie cellule stanno in sofferenza. E ho scoperto che praticamente la membrana cellulare, che praticamente è la membrana di tutte le cellule del corpo, funziona con i grassi, e se noi non gli diamo i grassi buoni, praticamente la membrana è dura, diventa rigida e non penetra l'acqua. Infatti io dicevo, ma come, con tutta sta frutta, sta verdura, se ce li hai integrali? Però i grassi ne stavo assumendo pochi, e quindi praticamente ho dovuto cambiare per forza, ho dovuto cambiare pure perché mi era venuta una candida, adesso ve lo dico, cioè sto facendo outing praticamente, proprio così, mi era venuta una candida pazzesca che mi è durata tantissimo tempo, mi era durata un anno all'inizio, poi l'ho curata e mi è ritornata. E praticamente delle dottoresse mi hanno detto, guarda, te ti viene perché c'hai questa membrana che, siccome la membrana cellulare è secca e arida, il tuo sistema immunitario, la membrana cellulare governa tutte le funzioni di tutto l'organismo, nel senso che è importante, se non è in salute la membrana cellulare, non è in salute niente del corpo. E quindi il mio sistema immunitario era proprio sotto zero, e mi hanno detto, guarda Gio, o inizi a mangiare acidi grassi omega 3, ma proprio tanti, oppure continuerai ad avere problemi, a prenderti malattie. Infatti poi, cioè, ho preso un sacco di, cioè, diverse infezioni, cioè, insomma, una roba pesantina, non vi sto qua ad approfondire. E allora che ho dovuto fare? Mi hanno consigliato di mangiare del pesce, e io all'inizio ho resistito, ho detto no, ma io sono vegana, sempre per questa etichetta, no, la mente, io sono vegana, io non posso mangiare il pesce, così cos'ha. Però praticamente ho continuato a prendere poi degli omega vegetali, ma niente, la situazione rimaneva uguale. Quindi ho detto, senti, adesso per un periodo io mangerò un poco di pesce. Infatti adesso sto mangiando un po' di salmone affumicato, però ovviamente sempre selvaggio, non voglio comprare quelle robe di allevamento, anche perché stanno piene di antibiotici, ormoni, eccetera, e poi i pesci mi piace che vivano la loro vita, e poi semmai. Quindi sto mangiando un po' di pesce, e poi praticamente sto mangiando anche le uova, sempre di quelle allevate. Le uova che prendo io sono di galline che crescono sugli alberi, mi sono andata a trovare una contadina che le alleva, non è che le alleva, le lascia libere sugli alberi, quindi si sente proprio che sono fresche. Non mi sognerei mai di andare a comprare le uova d'allevamento, ma assolutamente no, ma non esiste proprio. E poi ieri praticamente sono stata con mia madre a un supermercato, e praticamente siccome in questa alimentazione che sto facendo sto aumentando tantissimo la dose dei grassi, e praticamente ho letto che più grassi mangiamo e più è una sorta di dieta chetogenica, però a me non mi piace poi entrare in questi meccanismi, stai seguendo questa dieta, no, cioè comunque voglio essere libera di mangiare anche quello che mi piace oltre quello che fa bene. Perché so che, cioè, se anche il corpo, cioè c'è anche il piacere emotivo, no, che conta. E se, diciamo, però ho iniziato a documentarmi un po' su quali fossero questi grassi da mangiare, e soprattutto appunto ci sono i grassi dell'olio di cocco, l'olio di mandorle, oppure le mandorle, tanta frutta secca, tanto per esempio avocado, tantissimi avocado, tanto olio, tante olive, roba che a me proprio mi piace tantissimo. E anche qualche grasso animale, quindi burro, ieri ho mangiato lo yogurt greco, sempre siamo andati in un supermercato praticamente biologico che sta qua a Napoli, e ci siamo fatti una scorta di panna bio, cioè sempre panna di animali allevati all'aperto ovviamente, burro biologico, abbiamo preso, che altro, al mascarpone, roba che io non tocco da un secolo. E quando siamo andati con mia madre, io ho visto proprio dentro di lei la luce negli occhi, cioè come, infatti poi quando siamo tornati praticamente mi ha fatto pane e burro, che io non mangiavo da secoli,
ho visto in lei proprio l'illuminazione, perché anche lei, cioè nel senso, io le sto di, ma dai, leviamoci queste etichette, io non ce la faccio, non so se tu pure, però dai, cioè, stiamo facendo anche per la nostra salute pure, perché se no, cioè io non è che sono così, cioè non sono rigida, se io so che una cosa mi sta facendo male e che comunque devo fare dei cambiamenti, io non è che per partito preso, perché sono vegano, perché allora non faccio più cambiamenti nella mia vita, no. Cioè, adesso potete anche iniziare a non seguirmi più, una scelta vostra, però io vi dico quello, cioè sono onesta, preferisco essere onesta piuttosto che essere falsa e dirvi i miei cambiamenti, ecco, perché magari se, cioè, posso ispirare anche voi a farvi magari qualche controllino, a vedere un po' come state di salute, perché se noi siamo vegani però poi diamo un cattivo esempio di salute alle persone, non va bene. Cioè, quello dico, Madonna Santa, questa qua, cioè, c'ha dei problemi, c'ha delle cose da risolvere e si ostina, cioè non va bene questo, capito? Bisogna essere, cioè, per me, io voglio essere comunque flessibile nella mia vita, voglio, ripeto, non voglio essere etichettata e non voglio etichette su di me, nemmeno con il cibo, voglio poter mangiare quello che voglio, ovviamente sempre nel rispetto della mia etica personale, quindi del rispetto degli animali, eccetera. Non sto dicendo che adesso mangio pane e Nutella, mortadella, azza, no, non esiste, cioè questo mai, perché comunque ho dei miei valori che rispetto tutti i giorni, o comunque cerco di rispettare al meglio, perché sono anche io un essere umano. E quindi niente, vi volevo dire di questa mia esperienza, vi volevo raccontare di questa liberazione, perché adesso sento veramente, cioè, l'altro giorno quando ho mangiato questo mascarpone, no, il mascarpone ancora non l'ho mangiato, ho mangiato il pane e burro, era così buono, perché poi, cioè, non è che mi vengono sensi di colpa, perché alla fine, ripeto, è burro biologico di mucche allevate all'aperto che mangiano l'erba, quindi, e so che fa bene alle mie cellule, cioè so che le mie cellule hanno bisogno di quel tipo di grasso lì. Quindi è anche amore per me stessa, oltre che liberazione da tante regole rigide che comunque non mi appartenevano più, sinceramente. E quindi niente, io non so se spero, insomma, di avervi ispirato a comunque a liberarvi di queste delle come dire, delle cose che vi siete imposti, che però magari non vi stanno facendo bene. Vediamo Tania che cosa scrive. Hai fatto la scelta che il tuo corpo già aveva scelto e richiesto, non giustificarti per le tue scelte con gli altri, sì, l'esempio del cambiamento, brava, sì, flessibile, brava. Tania è la mia, diventa la mia mamma in alcune circostanze, perché vabbè, io e Tania ci conosciamo bene da vicino, e sì, e infatti la flessibilità è uno dei miei valori, cioè paradossalmente è diventato un mio valore essere proprio flessibile, non attaccarmi a niente, nemmeno a delle idee. Adesso io per esempio sto mangiando in questo modo, poi non è detto, potrei pure ritornare a mangiare di nuovo vegano, cioè non lo so, capito? Mi lascio anche, ripeto, l'importante è ascoltare il proprio corpo, ascoltare le proprie emozioni. Se c'è qualcosa che ti sta dicendo, guarda, smettila di comportarti in un modo soltanto perché gli altri te lo richiedono o perché gli altri si aspettano da te che tu ti comporti per esempio come una mamma super premurosa che sta sempre attaccata al telefono a sapere dove sta la figlia, cioè questo in qualunque campo. E quindi ecco, liberiamoci da sta roba, perché veramente non ci serve, poi ci fa sentire soffocati e poi se non ce ne liberiamo comunque siamo ecco qua, dobbiamo vivere esprimendo la nostra vera natura, ok? E tante volte noi non sappiamo nemmeno qual è, cioè la mente non lo sa, solo se ci abbandoniamo al flusso, se ascoltiamo le nostre emozioni, se ascoltiamo il nostro corpo, se ascoltiamo anche i nostri sogni, il nostro inconscio, buongiorno Carmenzita, allora potremmo veramente dire di essere libere e sentirci soprattutto libere, senza etichette. Spero che questo video vi sia piaciuto, lo pubblicherò anche su YouTube. Ciao Carmenzita, ascoltati il video perché rimarrai un po' scioccata. Lo pubblicherò anche su YouTube, quindi se ti è piaciuto mettimi un bel like e iscriviti al canale. E questo non è per voi che siete sul gruppo Riscopri la tua bellezza con Gio. Se ancora non sei iscritta al gruppo, iscriviti al gruppo Riscopri la tua bellezza con Gio, perché il video proviene da lì. Francesca, leggiamo il suo commento. Ogni estremismo è sbagliato, secondo me, bisogna essere elastici verso se stessi, sì, esattamente. Senza, cioè,
Esatto, non esistono cose, cioè schemi rigidi di personalità da dover adottare, oppure devo essere come quello, devo essere come la collega super fashion, cioè questo vale per tutti gli ambiti della vita, questo l'abbiamo detto, la flessibilità, l'elasticità è un valore proprio perché ti permette anche di affrontare la vita con più entusiasmo, con più leggerezza, con più leggerezza. La leggerezza, l'universo è leggerezza, l'universo è proprio è giocoso, è scherzoso. Non gli piace secondo me che noi siamo incasellati, non gli piace affatto. Ragazzi e ragazze. Grazie Tania, grazie ragazze per i vostri commenti. Continuate a scrivere se volete, se vogliamo poi scambiarci delle altre idee, degli altri spunti. Magari scrivetemi voi qua sotto nel video da cosa volete liberarvi voi, da quali etichette che vi hanno appioppato, tipo Padre Maronno, che gli hanno appioppato la santità. Da quali etichette vi volete liberare e come vi volete sentire. Ok, questo è molto terapeutico, molto bello. Scrivetemi qua sotto nei commenti, vi aspetto. Ciao raga!